Zombie Apocalypse. Iniziamo con due uova. È una ricetta che di solito si prepara durante le feste, per capirci, tipo Capodanno oppure Natale. È veramente bellissima come ricetta, è facile da fare. Adesso procediamo con un bicchiere di farina di riso, poi un bicchiere di fecola di patate, poi aggiungiamo un cucchiaio di margarina, quindi al posto dell'olio, e poi andiamo infine con un bicchiere di latte. È veramente una ricetta veloce perché è tutta fatta nel frullatore e adoro, è veramente buonissima, non so spiegarvi. È una cenetta molto molto sostanziosa, perché di solito se ne mangiano veramente tante. Comunque, adesso andiamo a frullare il tutto. Ovviamente ricordatevi di aggiungere le spezie che più preferite. Io aggiungo di solito solo il sale. Vado con il sale. E voilà, il gioco è fatto. Stavo per dimenticarmi il cucchiaio di lievito. Mi raccomando, un cucchiaio e basta. Io avevo del lievito che mi era avanzato, veramente poco, e quindi ho messo quello lì. E adesso andiamo a frullare davvero. Raggiunta questa consistenza, vedete? È bella morbida, ma non tanto. Cioè, è bella liquida, ma non tanto, vedete? Ho dovuto aggiungere un po' di latte per raggiungere questo risultato. E niente, adesso andiamo a cuocere il tutto. Prendete una padella antiaderente, ok? Quella tipo per le crepe. Andiamo a ungerla un po' con dell'olio di semi. Uno strato sottile di olio. Io abbondo sempre perché poi vado a utilizzare sempre lo stesso fazzoletto. E lo metto per bene su tutta la superficie della pentola, della padella, scusate. Una volta che la padella è calda, procederemo con mettere a punto l'impasto. Abbiamo una specie di, come si chiama, questo cucchiaio qui gigante. Prendiamo dell'impasto e andiamo con il primo, basta pochissimo, tanto vedete che fa da solo, diventa super sottile da solo. L'importante è che sia appunto sottile. Se volete potete un po' muovere la pentola di qua e di là, però io la faccio abbastanza piccola in modo da riuscire anche a girarla. Niente, il gioco è fatto. Sono circa 2 minuti di cottura, ok? Mi raccomando, 1 minuto da una parte, 1 minuto dall'altra. Forse anche un po' di più, dipende un po' dalla cottura che volete dare. Ok, 1 minuto e mezzo più o meno passato, adesso andiamo a girare la nostra crepe. Vedete che ci sono le bolle, ovviamente ci sono dei pezzetti rossi, questa è la lavastoviglie. I pezzetti rossi, solo per il sugo che ho girato e quindi è schizzato. E niente, ecco qua, il gioco è fatto. È molto semplice. Ok, allora procediamo così. Sono bruciata, pazzesco. Questo è l'impasto, ok? Cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere del sugo o comunque del formaggio, quello che avete. Se mettete dentro il formaggio, io mezz'oretta in forno la darei così che si scioglie per bene. La giriamo. E voilà. Il gioco è fatto. Mamma mia. Andiamo con quelle un po' più piccoline. Possiamo farcirle quanto vogliamo. Io avevo paura di esagerare perché poi sopra andremo a metterne altro di sugo, no? E quindi non volevo appunto esagerare, quindi vado a girare e questo si mangia con le posate. Faccio un altro.
Ok, ne faccio un altro, così vi faccio vedere. Io lo faccio sempre col sugo perché mi piace veramente tanto, però potete anche mettere solo la carne senza sugo, ecco. Ok, questa è una porzione per una persona, ok? Stiamo un po' più in qua. Perfetto, adesso andiamo poi a condire con l'altra carne. Vedete perché è veramente una bomba e soprattutto facile da fare, veloce, quando si hanno tanti ospiti. Si mettono su tante pentole, tante padelle e via. L'impasto è sempre lo stesso, moltiplicatelo per quanto siete, insomma. Beh, pensate che ne riuscite a mangiare massimo 5, non di più, perché è veramente una bomba, una specie di cannelloni, ecco. Ok, e voilà, il gioco è fatto. Andiamo a fare anche queste. Sopra potete mettere anche del formaggio se vi piace. Di solito lo facciamo sempre, anzi è proprio d'obbligo. Pieno di condimento. Se l'avessi fatto un po' più sottile sarebbe stato meglio, però posso assicurarvi che saranno super buoni lo stesso. Oh, cavolo, aspettate che giro meglio questo. Ok. E uno e due. E andiamo col terzo e ultimo. Quindi alla fine sono venuti 6 cannelloni, però vedete che non hanno tutti la stessa forma. A condirli con dell'altro sugo. Ecco qui il risultato. Grazie per aver visto il video fin qui e ci vediamo sul prossimo video. Mi raccomando, se vi fa piacere, iscrivetevi sul mio canale in modo da poter essere sempre aggiornati su queste ricette super buone e ovviamente senza glutine. Ciao a tutti!